tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ancora ragazzi la voce non c'è, sta tornando piano piano. Ormai sono già 10 giorni che faccio video tipo zombie, ma oggi non potevo non dedicare la puntata ragazzi alla modalità, cioè proprio da sparare i botti di Capodanno il 15 agosto che Supercell ci ha regalato qualche ora fa. Sha! Come vedete ragazzi qua, lo sapete benissimo, di fianco al bottone battaglia Supercell ha messo un altro bottoncino blu che dice 2 vs 2. Ragazzi, siamo qua a parlare delle nuove amichevoli 2v2 che sono state proposte per una serie, per un periodo limitato di giorni. Abbiamo la partita veloce e il gioca con un amico, eccezionali davvero tutte e due ragazzi. La partita veloce ci permette di fare un matchmaking con tutte le persone in questo momento mondiali ovviamente collegate che stanno cercando una 2v2 diciamo in amichevole, perché non si perdono trofei ragazzi, non perdete i trofei del ranked giocando le 2v2. Andiamo subito dentro a vederne una. Guarda già bellissimo la grafica che fa vedere il matchmaking in tempo reale e siamo, vediamo un pochettino, siamo con Jack, devo un attimo aumentare la luminosità perché non vedo niente, adesso ci siamo. Siamo con Jack contro Cem e Yayay. Vediamo subito la doppia apertura, cavaliere, moschettiere dietro, dall'altra parte, spirito del ghiaccio, giant e fuorilegge. Vediamo se il moschettiere riesce, no, non tira giù il suo spirito del ghiaccio, razzone cattivissimo, risparmia solamente il cavaliere. Allora andiamo a tirare una bella palla di fuoco sul suo moschettiere, quasi quasi un tronco per tirarlo via. Bellissimo il bocciatore che dovrebbe danneggiare, aiutiamolo con un mini pecca, vediamo se riusciamo a limitare i danni il più possibile. Va bene, 2049, doppio push pronto a partire in questo momento, mago elettrico per noi, gioco lo grider, loro rispondono con spirito del ghiaccio e sgherrini, giocano anche un vortex che accomuna tutte le truppe. Il mago elettrico comunque sa il fatto suo, la nostra poison danneggia la loro torre, la porta a 2724, bocciatore che purtroppo è colpito dalla torre, non può fare niente. Ma andiamo allora a spingere ancora sul suo gigante per fermarlo, doppio tris di scheletrini, cavaliere, moschettiere ancora dietro, la palla di fuoco sul suo moschettiere, vediamo se si rivela una mossa utile. Beh, almeno il cavaliere riesce a tirare un paio di fendenti e il mio moschettiere tira giù il suo cavaliere, tira giù il suo moschettiere, inizia a sparare la fuorilegge ragazzi e poi miseramente viene fermato. Wow, zap e tronco su fuorilegge per fermare la carica, 2100-2049, siamo tornati abbastanza in gioco ragazzi. Bella, bella questa modalità, anche perché la cosa bellissima, cioè proprio sono stati dei pazzi a farlo ragazzi, hanno dato la possibilità di usare le truppe a livello del ranked, quindi non ci sono ragazzi i limiti come nelle amichevoli. Bellissimo vedere le carte maxate giocate in arena, soprattutto giocate in coppia. Comunque il loro vortice è veramente devastante, la palla di fuoco colpisce ben 4 truppe, la fuorilegge viene tirata giù dalla poison e dal cavaliere, 1737, il bocciatore va giù ancora. Comunque siamo di nuovo in vantaggio, proviamo a fermare un pochettino tutto, a deviare con un tronco, bisogna che quei due minatori vengano assolutamente fermati. Bene così, andiamo anche a zappare, allora andiamo anche a zappare, 801 la torre, mamma mia il razzone, il razzone, bisogna ripartire veloci, riusciamo a salvarci per un pelo ma purtroppo c'è il tronco a 21 secondi dalla fine, anche lo spirito del ghiaccio, aiaiai, peccato ragazzi, peccato, veramente molto difficile, credo che non possiamo fare più niente anche perché la fuorilegge ha distrutto il nostro moschettiere, sta colpendo il golem del ghiaccio e 5 secondi alla fine manco Fiona May ce la farebbe a tirare giù una torre. Quindi ragazzi, questa era la prima modalità che volevo farvi vedere, che è il matchmaking mondiale delle 2v2. Jack, ah, tra l'altro c'è da ricordare che il livello della nostra, delle nostre, come si dice, torri è determinato da il livello mio e il livello del mio compagno di squadra, quindi mi è capitato assurdamente di fare dei matchmaking delle 2v2 con i compagni di squadra e io con il livello 1 portavo la media della nostra torre a livello 5. Siamo ragazzi invece nella seconda modalità, quella in squadra, quindi 4 giocatori nello stesso clan, no scusate, 2 giocatori dello stesso clan contro
due giocatori avversari. Siamo contro infatti Jesa von Jarby e Leon Shino. E noi abbiamo già avuto grandi problemi con il loro arco X. Vediamo se riusciamo a salvare con i golem del ghiaccio le truppe. C'è il mago elettrico, la Valchiriozza che sta partendo. Spingiamo davanti con il mini pecca, ragazzi. Non è importante se si vince o se si perde, perché queste modalità ti fanno sempre fare di quei trucchi che sono troppo divertenti. Incredibile, lasciano passare il mini pecca, non lo colpiscono. Con la palla di fuoco portiamo la torre a 904 con un mago di ghiaccio che si sta avvicinando. Qualche passo ancora sarà sul ponte, ragazzi. È uscita la strega nera, mettiamo allora degli scheletrini sul mago di ghiaccio, che benissimo, benissimo, doppia strega nera, avanti con la spinta del Log Rider, e abbiamo la zappa e il tronco, la palla di fuoco pronti, andiamo a troncheggiare, andiamo a zappare, intanto forse avremmo avuto di tirare una palla di fuoco, comunque mettiamo un golem del ghiaccio che deve dividere i suoi barbari molto bene, sprecano anche le frecce, ah, oh, tronco un pochettino giocato, wow, esattamente nel pucheculo, nel punto giusto giusto, 2252 la nostra torre, 8 e 20, lui apre con una princess, prima degli scheletrini, vediamo, siamo abbastanza veloci, il mago colpisce i primi scheletrini, bene così, io direi di andare a pulire senza troppo preoccuparcene, usando una palla di fuoco, così non si creano combinazioni varie. Bellissima la riapertura indietro con una coppia di arcieri sdoppiati, vediamo un pochettino dove poter spingere, lasciamo intanto che si carichi il mana, ragazzi. Peccato che dureranno solamente altri 5 giorni, speriamo ovviamente che Supercell ci ridia la possibilità di giocarle, anche perché, mentre vi ho detto, come vi ho detto prima, non perdiamo i trofei, al contrario abbiamo la possibilità di guadagnare i bauli insieme al nostro compagno di squadra, che ci servono appunto per andare a riempire gli slot sotto alla nostra arena attuale. Quindi vi ricordo anche un'altra cosa dell'aggiornamento, che oltre ad aver avuto un po' di potenziamenti su parecchie carte e depotenziamenti ad esempio sulla strega nera, ha avuto anche una miglioria, a parer mio una miglioria, credo anche a parer vostro, sul numero di slot disponibili per giocare e inserire i nostri mazzi. Infatti tre, secondo me, arrivati a un certo livello di gioco iniziavano ad essere un po' pochi, perché uno vuole provare più di una carta e magari la scomodità di doverla cambiare ogni volta avendo due slot era abbastanza alta. Hanno risolto, non gli è costato niente, ci hanno messo 5 slot, ragazzi. E io pensavo anche ad un'altra cosa che vorrei proporre alla Supercell, magari ve la spammo in live. Fulminazzo per loro, o Ograiderazzo per noi, ragazzi. E durante questa chiacchierata li abbiamo completamente arati, manco i contadini del South Carolina. Però direi che adesso le clan Battle 2v2 le avete ben viste, so già che le conoscevate benissimo, direi di andare invece a farne un'altra ancora, cambiando deck, in modo da renderci conto quanto siano divertenti anche con deck un pochettino a caso. L'andiamo a prendere da qua. Daniele, ragazzi, ci chiede un amichevole, come non accettarlo, Daniele, dei Total War, ragazzi. Vi ricordo sempre il nostro clan in arena selvaggia, lui gioca con Scintilla, strega nera, gigante, cavaliere, bombarolo, zappe, penso anche la Poison, non so se ho visto bene. Siamo contro iaiaiai, puntini, puntini, puntini. Apriamo con il Goblin Lanciere, buona fortuna, pollicioni in su, lui mette il gigante e loro giocano invece dalla parte destra in ottimo contrattacco, un bowler e un golem, vediamo cosa decideranno di fare. La Poison, ragazzi, vogliono tirarci giù così la nostra orda di sgherri, non c'è assolutamente problema. Mettiamo il Miner che dovrebbe fermare la fuorilegge, molto bene. Allora mettiamo anche dei Goblin mentre la Scintilla spara sul Golem. I Goblin riescono a terminarlo, purtroppo l'esplosione è stata fatale per quest'ultimi, ma abbiamo ancora una Scintilla che sta avanzando senza problemi. Lanciamo un maialone davanti, prepariamo una coppia di barbari scelti, ok, ci pensa lui con la strega nera. Allora andiamo a mettere dei Goblin Lancieri e direi niente orda, aspettiamo che entrano, a questo punto alla peggio palla di fuoco per fermare, riusciamo infatti ad eliminare ben tre truppe, rimane solamente il boia sul bombarolo e il cavaliere dalla loro parte, che sta avendo a che fare con i nostri pipistrelli. Apriamo con i barbari scelti, speriamo nella spinta verso il gigante, nel salvare il bombarolo, purtroppo era abbastanza impossibile, ma abbiamo lo spirito del ghiaccio che non va appunto a fermare il giant, la zap dovrebbe togliere i suoi arcieri, bene così, e gli scheletrini vanno a vedersela con i nostri barbaroni. Va giù la torre in questo momento, due barbari quasi full vita, vanno a distruggere, no, invece si salva il boia, ragazzi, grazie all'aiuto del castellone centrale. Parte una nuova scintilla, sembrerebbe, non si sa, proviamo a mettere un miner di qua,
per fermare, mettiamo dei lancieri centrali in modo che facciano il doppio colpo, bene così, invece due decidono di andare a suicidarsi sulla poison, fa niente, non è un problema, sì, anche io piango un pochettino, caro Daniele, comunque abbiamo là tre truppe che stanno partendo, io quasi quasi li faccio barbari scelti da qua, proprio da schifoso, vediamo come va la cosa, come va la cosa, i barbaroni corrono, lui mette il bocciatore, loro mettono il bocciatore e il cavaliere, ragazzi, che divertimento giocare questa modalità. Mentre guardate, vi ricordo ragazzi, la campanella da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico e sugli streaming che faccio quasi due volte al giorno. Intanto mentre io mi autopromuovo, perdiamo la torre di sinistra ma abbiamo là un bel contrattacco, vediamo se riusciamo a chiuderla così la partita. Io metto anche il domatore di cinghiali, sembrerebbe abbastanza intelligente come mossa, dico sembrerebbe perché tutto è possibile in Clash Royale. I goblin vengono colpiti dalla fuorilegge e vedete come sta scendendo la loro torre in alto e la mangiucchiamo senza troppi problemi. Bene ragazzi, io vi ringrazio per... no, c'è la voce, c'è. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Vi ricordo di lasciare un sacco di like e di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War. E, se volete, sul clan che ho creato con il secondo profilo, i suini di Xivo. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!